a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ. Prima di cominciare direi di cominciare con la fanart della settimana che... Allora, questa settimana non è una fanart finita. Perché Paolo, si chiama Paolo, ha fatto questa cosa. Ok, ecco, e non è ancora finita. Dovete capire il mio bisogno di vedere finita questa cosa. Paolo, che stai guardando questo video perché lo stai guardando, corri, veloce. Nel frattempo che attendiamo con ansia che finisca il disegno, direi di cominciare con il vlog di oggi. Allora, prima di partire, volevo dirvi ragazzi che questo vlog andrò ad aprire una scatola special. In poche parole, mi sono fatto arrivare dal Giappone, in questa bellissima scatola rosa, delle caramelle speciali giapponesi. Quindi me la lascio un attimo da parte che vi dico due cose e poi andiamo a descatolare insieme. Non so cosa ci sia dentro, è una sorpresa, in realtà ti mandano questo pacco, non sai il contenuto. Volevo dirvi che questa settimana parto per le vacanze. Sto via una settimana da oggi fino a sabato prossimo, vado in Spagna. Così almeno gli stalker che mi seguono anche mentre vado al cesso sanno che se devono seguire mi devono venire in Spagna. Altra cosa che volevo dirvi, perché non vi ho spiegato ancora nulla, quindi mi sembra giusto farlo, dedichiamo qualche parola allo zaino, quello del video dell'altro ieri. Allora ragazzi, vi spiego. E sì, uscito il mio zaino, cioè lo zaino di FabiJ TV col logo di FabiJ. Quindi questo qua, questo qui. Tra l'altro dentro ci ho tenuto il coso di YouTube, vabbè. Quando è uscito lo zaino, ho dovuto ovviamente comunicarvelo per far capire che era originale, perché sennò andate tipo nei negozi, li vedete, dite: "Minchia Fabi, hanno fatto il tuo zaino, grazie al cazzo l'ho disegnato io". Non l'ho fatto io, non è che mi sono messo lì a cucire tutti gli zaini che ci sono. Però questa parte davanti, anzi in realtà tutto, anche questo, anche i televisori qua, è stata una mia scelta di design per lo zaino, perché volevo fare un qualche cosa che fosse ideato da me. Ora, siccome non volevo fare un video semplice nel quale dicevo: "Oh ragazzi che bello, è uscito lo zaino, andate a prendere", che due palle, come dire ai ragazzi che è uscito il mio zaino in modo carino? E ho pensato quindi di fare un video, quello che avete visto, dove io prendo per il culo lo zaino stesso, che fa scomparire le persone, che non è vero, credo. Un sacco di voi tra l'altro mi stanno mandando foto di che avete lo zaino, avete già tutto. Cioè in realtà prima che uscisse il video ce l'avevano già tutti. Cioè in realtà devo solo dirlo io. Ci ho messo un po' di tempo a farlo perché volevo che il video uscisse bene, perché doveva far ridere. Quindi vi ringrazio, perché ormai Dio mio, ce l'ha anche mia nonna davvero, oltre che nonna Pantella. Vabbè ragazzi, l'ultima news, se no vi tartassi maroni che la metà bassa, ve la dico alla fine. Passiamo alla descatolazione. La prima cosa figa che notiamo dalla scatola è che ci ha messo un mese ad arrivare. Un mese. Pensavo che mi avessero fottuto all'inizio, invece no. Kawaii Monthly Box from Tokyo. Che cosa c'è dentro la mia scatola? Che cosa c'è nel mio zaino? Che cosa c'è nel mio cervello? Un cazzo! Io lo so che devo aspettarmi il peggio, lo so. Ho visto più o meno come sono fatte le caramelle che spediscono e sono strane. Tanto. Ok, già l'apertura da pensare. Che cazzo è? Ho fatto una genialata a prendere questa cosa. Yum Twins. Va bene, dovete capire l'epicità di questa scatola. Oddio, non ci credo mai. Non ci credo mai, vabbè, ciao. No, vabbè, vi adoro. È meraviglioso, vabbè, allora la prima cosa è alpacasso. È ovviamente tutto originale giapponese, infatti non si capisce un cazzo. Alpacasso, già questo vale la scatola, solo questo. Dopodiché ragazzi abbiamo una penna. Ma io pensavo ci fossero solo caramelle dentro. Una penna, il logo è super tenero. Una penna. Credo sia commestibile, è una roba molle. Gudetama. L'omino è fantastico. Non ho la più pallida idea di che cosa sia, ma andiamo ad aprirlo che sono curioso. Non credo, oh santo Dio. Non credo si magni. Qualcuno di voi mi spiega che cos'è sta roba? Perché c'è un tipo intrappolato in una bolla? Uccidetemi. No, non è commestibile, però è molle. Dopodiché ragazzi c'è questa cosa che non si capisce un cazzo, però apriamo. Oh, la prima cosa commestibile, l'ho trovata. Mela, sa di mela. Porca Eva, sa tantissimo di mela, buonissimo. Ok, la prima roba commestibile l'abbiamo trovata. Io pensavo di avere un pacco di dolci, un cazzo. Dopodiché ragazzi c'è un portachiavi. Cos'è sta roba? Io provo a leccare tutto per vedere se è commestibile. No, non è commestibile. Un bavaglino. E qua mi hanno identificato subito. Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? La mia vita è completa, fantastico. Ah, perfetto, FabiJ ha ritrovato la sua vera natura. Dopodiché ragazzi c'è pom pom purin. Io in una prima lettura avevo letto cioè avevo sbagliato a leggere. Ah, sono adesivi. Penultima cosa ragazzi, un'altra, credo sia un'agenda anche questa, forse. E come ultimo ragazzi, ultimo ma non per importanza,
Funwari fura fuau fuawa. Neanche questo è commestibile. Io ero ma cos'è che avevo detto? Pacco di caramelle? Questa. Solo questa. Qualcuno mi spiega che cos'è sta roba, vi prego, ne ho bisogno. Fatemi sapere, ragazzi, se volete che io prenda altri pacchi del genere per descatolarli in diretta, perché mi sembrava carina l'idea. E niente, direi che possiamo proseguire. Allora, ragazzi, la news che volevo darvi in conclusione, non so se posso dire, vabbè, io ve lo dico sti cazzi. Io e i mates stiamo, abbiamo già organizzato un viaggio in Giappone che faremo dal 13 al 23 settembre. Ci sarà anche l'Ultra Japan, che è una sottospecie di Tomorrowland che si tiene in Giappone. Ma soprattutto io vado in Giappone perché fanno questi. Che tra l'altro nell'ultimi video, già che ci sono, dico anche questo. Mi avete detto, ma che cazzo è sta roba che hai al collo? Io, ragazzi, vi ammazzerei. Come fate a non sapere che cos'è il giratempo? Ma che infanzia avete? È un ciondolo che usa Hermione in Harry Potter per farti tornare indietro nel tempo quando fai così. Magari no. No. Quello era un horror o erano dei capelli? Che poi in argomento Harry Potter, non so se lo sapete, ma sta uscendo la maledizione dell'erede. Cioè, voi potete capire quanto io sia in ansia. Che è già uscita in Inghilterra, ma devo aspettare la versione italiana, se non capisco la metà. Non vivo più fino a che non esce, minchia, non avete idea. Vabbè, lasciamo, sorvoliamo. Vabbè, ragazzuoli, direi che posso concludere qui con il video di oggi. Scusate se è un po' breve, però devo partire veramente tra pochissimo, quindi non posso stare troppo tempo a montarlo. Ti suona ambigua questa frase? Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, ma state lasciando un commento, un mi piace anche. Anche per Alpa Casso, che cazzo se li merita. Anche la pagina di Facebook, come nei video, trattata nella descrizione. Se non siete riusciti, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!